torna in mente anche Salò, l'ultimo Pasolini, film atroce e sublime. Sarebbe possibile oggi, Salò? I politici in Italia hanno considerato sempre il cinema come un nemico. Non si tratta di patteggiare, mercanteggiare, un'interruzione o due, non ci devono essere interruzioni. Quindi è una questione etica, morale. Ma sì, certo, anche di rispetto verso se stessi, non soltanto verso noi autori. Ho già detto, per esempio, il mio carissimo concittadino Alberoni, che presiede il centro sperimentale, che non capisce nulla di cinema. Immaginate un paese che è scivolato agli ultimi posti nelle classifiche per la libertà economica e per la concorrenza, per i tempi della giustizia e per il livello di corruzione. Immaginate un paese che ha solo il 40% della popolazione con un diploma di scuola superiore e che è al 71esimo posto nel mondo per la libertà dell'informazione, subito dopo la Namibia e le Isole Salomone. Immaginate, continuate a immaginare, perché di un paese come questo c'è ancora quasi tutto da raccontare.